L'Alma Juventus Fano riesce ad aver ragione di un ostico matese piegato 2-1 al Mancini al termine di una gara combattuta e nervosa in cui i ragazzi di Mosconi, dopo essersi trovati in svantaggio, hanno saputo trovare con il carattere il modo di ribaltare il punteggio. Rispetto alla squadra di 7 giorni fa contro l'Avezzano, Mosconi lascia in panchina Sergio e Seccapezzani che fanno spazio ad Allegrucci e Nappo. Al fischio d'inizio di Aloisi Di Lodi, solito avvio determinato dell'Alma con il matese impegnato a spezzare l'intensità del ritmo che i Granata tentano di imporre alla gara e che al quinto portano i padroni di casa vicinissimi al vantaggio, ma la conclusione di Zanni verso il pallo lontano sbatte contro il montante e la porta campana. Scampato il pericolo, l'atteggiamento dei biancoverdi non cambia e consente di ottenere l'obiettivo prefissato di impedire di dare continuità alla pressione dell'Alma che al 18° rischia di perdere Nappo che resta a terra dopo un violento scontro con il compagno Tomassini, ma per fortuna rientra poco dopo senza conseguente, mentre il Matese si affaccia timidamente in avanti superato il 20° senza spaventare i Bizzini. Al 26° i Granata ci provano ancora con Zanni che raccoglie la sponda di Broso e spara di destro senza inquadrare la porta. Intensifica la pressione l'Alma e superata la mezz'ora tornano a creare pericoli con un'azione ben costruita che porta Nappo al cross teso da destra in area, c'è ancora Zanni a colpire di testa mandando però alto. La formazione campana arretra subendo l'iniziativa granata e è costretta spesso a ricorrere alle maniere forti per fermare i giocatori di casa che però non sfruttano con appello le seguenti punizioni da posizione favorevole, mentre il Matese calcia verso la porta granata una sola volta nel finale di tempo con un calcio piazzato di Napoletano che manda lontanissimo dai pali di Bezzini, poi si torna negli spogliatoi per il riposo. Dopo l'intervallo Mosconi deve fare a meno di un appello alle prese con fastidi fisici a cui subentra Drolet e all'Alma colleziona subito una serie di calci angolo sull'ultimo dei quali la girata di testa di Broso non trova la porta per poco. La Matese si rende pericolosa al 7° Napoletano, libera il destro ai 25 metri, sfera che passa non lontana dai pali di Bizzini. 5 minuti più tardi l'Alma si ritrova inaspettatamente in svantaggio. Il lancio alle retrovie permette a Napoletano di sfuggire alla guardia di Tomassini e di bucare la posizione defilata Bizzini infilando la rete dell'1-0. Mosconi prova subito con i cambi a far assorbire il contraccolpo ai suoi che ci mettono un po' a riorganizzarsi e a tornare a farsi minacciosi. Dopo aver sciupato al 20° una buona ripartenza con Drolet, i Granata continuano con pazienza a cercare Barchi e al 24° uno spunto dello stesso Drolet permette a Niang di provare il rasoterra al limite, Palombo è attento e blocca. Un minuto dopo l'Alma agguanta il pareggio. Sugli sviluppi di una punizione da sinistra Allegrucci raccoglie la respinta della difesa biancoverde scaraventa in rete di destro dopo aver mandato il pallone a picchiare sulla parte bassa della traversa. La squadra campana protesta a lungo chiedendo l'annullamento della rete per un precedente fuorigioco, ma Aloise, dopo un breve consulto con il proprio collaboratore, convalida il gol con i giocatori biancoverdi che circondano il direttore di gara dopo la decisione, ma il fischietto lombardo resta irremovibile. La gara si incattivisce con tanti scontri duri tra i giocatori in campo e poco più di 10 minuti al termine Capezzani è costretto a lasciare il terreno di gioco per infortunio. Al suo posto subentra Severini che appena messo il piede in campo serve a Niang il cross su cui il centrocampista granata arriva puntuale per correggere alle spalle di Palombo infilando il 2-1 che ribalta il confronto. Veementi anche in questo caso le contestazioni dei campani verso il direttore di gara che stavolta decide di usare il pugno duro con l'Angelotti che viene spedito sotto la doccia. La tensione resta palpabile. A 5 minuti al 90° Salatino entra con cattiveria su Bonetti nei pressi della propria panchina. Aloise non ci pensa troppo a estrarre un altro cartellino rosso e a lasciare il Matese in 9. Pur in doppia inferiorità numerica, i campani non si danno per vinti, mentre l'Alma potrebbe gestire con maggior calma la situazione, commettendo invece qualche ingenuità che lascia accese le speranze ospiti, ma dopo 5 minuti di recupero a festeggiare sono ancora i ragazzi di Mosconi che incassano i 3 punti e salgono al 5° posto in classifica, staccando proprio la squadra di Urbano.